Radio Radicale, siamo col senatore Claudio Borghi per parlare di come si sta continuando a parlare del vertice europeo di Firenze organizzato dalla Lega. Allora, abbiamo visto tirare fuori dal dizionario politico il termine internazionale nera, cantiere nera. Allora, io le volevo chiedere se lei è sorpreso di tutte queste polemiche, di tutti i retroscena che hanno tirato fuori. Ieri, tra l'altro, Repubblica ha parlato di papete a dicembre. Ecco, quello che dice Repubblica dura, allora, in passato durava 2 giorni, adesso dura 2 minuti, cioè anche oggi dicevano la Meloni vuol votare la von der Leyen, l'alleanza sinistra, la maggioranza Ursula. Durata tempo della prima intervista oggi stamattina dove ha detto che giustamente si vuole provare a fare centrodestra in Europa, no? Che è quello che bene o male abbiamo detto anche noi. È la prima volta dove c'è evidentemente la possibilità di mettere in minoranza il Partito Socialista e sarebbe da pazzi non cogliere questa occasione. Infatti, il dubbio è, così come ha detto Salvini, non è un cantiere nero ma un'onda azzurra, no? Cioè, che poi sono anche i colori di identità e democrazia. Fa abbastanza ridere questa definizione nero, giallo, verde, no? Così questo tipo. In realtà, semplicemente per la prima volta sta venendo data un'alternativa a chi vota. Cioè, in Europa fino adesso, quella che normalmente era la divisione normale, che anche un elettore italiano pensava, no? Dice, guarda, io voto Prodi o Berlusconi, voto sinistra o destra, voto per più tasse o meno tasse, voto per più controllo, più libertà, no? E cose di questo tipo. Bene. In Europa da sempre questa roba non succede, perché alla fine uno vota il PPE o vota il PSE e poi si mettono assieme e il risultato è sempre più Europa. E quindi nasce il pensiero unico europeo, quello che io combatto da quando sono entrato in politica, quell'inevitabilità, no? Cioè si va sempre sul più Europa e cose di questo tipo. Bene, noi stiamo offrendo un'altra cosa, cioè in questo caso si può andare sul più Italia invece che sul più Europa, e quindi gli elettori per la prima volta sanno che scegliendo da questa parte. E sono tutti partiti che ormai hanno la credibilità per potersi presentare come alternativa, perché sono se non il primo, il secondo in quasi tutti i loro Certo. stati. Secondo lei Forza Italia persegue questa cosa da compromesso storico degli anni 70 al Parlamento europeo che si perpetua dal 1979? Io spero che gli amici di Forza Italia capiscano che l'unica cosa fattibile è quello che stiamo facendo qui. Cioè, bisogna uscire fuori dalla narrazione che costruiscono attorno alla gente. Cioè, è ovvio che se uno apre legge Repubblica sembra che noi siamo dei pazzi, no? E che quelli di Alternative für Deutschland sono nazisti, che quelli Tra di. l'altro ricordiamo che c'è una componente ebraica all'interno di Alternative für Ma Deutschland. senza dubbio, ma è gente che ha semplicemente un'opinione diversa rispetto a questo tipo d'Europa, come ce l'abbiamo noi in questa Italia, ma Forza Italia, stando in questa maggioranza, penso che si trovi oggettivamente più a suo agio rispetto che stare con il PD o similari. Per cui basta fare un minimo di scatto mentale per capire che non bisogna credere alle scemenze che dicono, non ci sono nazisti, non ci sono fascisti, non ci sono gente che vuole strappare le ovaie. Ho letto robe veramente vergognose, no? Cioè cose che non esistono, per cui insomma. Senta, hanno detto, molti giornali hanno detto che è stato un fallimento, però ancora oggi che è mercoledì se ne sta continuando a parlare. Allora io volevo chiederle se il fallimento si vede dal mattino. 12 rappresentanti di partiti che sono quasi tutti il primo e secondo partito di 12 nazioni europee che vengono a presentare un'immagine consonante, perché più o meno si era d'accordo su tutti i fondamentali, un evento organizzato da noi in Italia a Firenze, 100.000 di questi fallimenti. Ho capito, lei adesso scrive a Repubblica per dire non chiamateci cantiere nero, ma chiamateci cantiere azzurro. No, ma chiamateci quello che volete. Cioè, a me piace, cioè, tutto sommato, anche dal punto di vista evocativo, no? Cioè, cantiere nero. Se per caso gli facciamo un po' di paura, va bene. Cioè, però non siamo né neri né niente, ecco. Le manifestazioni che hanno organizzato a Firenze, no? Secondo lei, sono state delle manifestazioni in chiave di campagna elettorale europea? Beh, Nardella che sicuramente vuol candidarsi, quindi si metterà
bandiere europee anche quando va a letto, per cui però erano lui e i suoi amici, insomma, erano ben poca roba. Vuole dire qualcosa anche su come sono state dipinte le assenze della Le Pen di Wilders? Allora, loro però hanno mandato dei messaggi. No, certo, hanno mandato dei messaggi, ma... Cioè loro hanno... Cioè, se uno volesse far marcare la distanza, no? Non manda neanche il messaggio. Non si presenta, ciao, non manda un messaggio con grazie Matteo, sei stato per me, sei sempre l'ispirazione, basta vederselo il messaggio di Wilders. Ma è evidente che lì che sta formando il governo non sarebbe stato neanche ben visto a casa sua quello di dire guarda, io invece di dedicarmi alla sua Olanda vado in giro a fare chissà che cosa. E la Le Pen aveva un impegno da tanto tempo, è venuta a Pontida, cioè adesso va bene tutto, ma... Certo. E poi ha mandato Bardella, perché alla fine è anche giusto dal suo punto di vista che, essendo che Bardella sarà capolista, che sia lui a guidare le cose. Ha fatto peraltro un intervento che io suggerisco a tutti di vedere in italiano, quindi si riesce a fare anche senza traduzione simultanea, che secondo me fa capire che i neri e le cose stanno da tutt'altra parte. Certo, l'ultima cosa che riguarda il PD, allora siete stati accusati di essere dei amici dei nazisti, dei peggiori fascistoni in Europa, eppure per esempio nel Partito Democratico, mentre voi stavate facendo questa iniziativa, si è scoperto che non si fanno più le primarie e tra l'altro a Firenze è scoppiata anche una guerra. Ma è sempre... Cioè, quelli che parlano contro la democrazia e così questo tipo sono quelli che inneggiavano al lockdown e similari. Ieri ho avuto modo, peraltro, di ricordare in commissione bilancio quando c'era un rappresentante di SEL, credo, che inneggiava dal tiro Spinelli e così questo tipo. Ho ricordato che Spinelli, nel manifesto di Ventotene, schifa la democrazia, cioè dice l'atteggiamento democratico sarà un peso morto, no? E così questo tipo. Quindi... A noi interessa la democrazia, cioè a noi interessa semplicemente che i cittadini, votando, sappiano che cosa hanno e possono sbagliare con la loro testa se si sbagliano, non arrivare da atteggiamenti tecnocrati, paternalisti, dove tutto viene deciso dall'altro perché deve essere fatto così, è la cosa giusta. L'Europa in questo momento è antidemocratica, noi vogliamo farla tornare democratica. Grazie al senatore Claudio Borghi della Lega. Grazie, arrivederci.